9! Da 5 anni una delle opere di questo concorso andrà a costituire la copertina del libretto estivo della Proloco di Ardesio. Libretto estivo che non sarà comunque solo descrittivo degli eventi della Proloco di Ardesio, ma ci saranno interviste, ci saranno giochi, curiosità. Bellissime. Non è stato difficile per gli studenti frequentanti la terza media di Ardesio rappresentare nei disegni esposti in bella mostra all'interno del plesso scolastico le proprie idee partecipanti a concorso Cosa vorresti per Ardesio, indetto come ogni anno dalla locale Proloco. È importante questo, lo vogliamo mantenere negli anni, questa piccola tradizione, ormai sta diventando una tradizione, perché vediamo che i ragazzi di terza media recepiscono il messaggio, si impegnano, ogni anno le copertine, diciamo i disegni prodotti sono sempre più belli ed è davvero difficile scegliere quella che sarà la copertina. Nel corso della mattinata di questo sabato una giuria composta da esperti ha valutato i disegni decretando vincitrice Miriam Zanoletti con l'elaborato dal titolo Ardesio in armonia. Grande apprezzamento anche per Monica Fornoni con Ardesio cioccolatoso. Il fatto di far partecipare anche i ragazzi di seconda e di prima nella valutazione sia un modo proprio per coinvolgerli, cominciare a coinvolgerli. Loro sanno che da lì a un anno, due anni, toccherà loro proporre questo tipo di lavoro per il loro paese, insomma. E devo dire che in questo caso la Proloco propone molte iniziative per coinvolgere i ragazzi della scuola. Questa è una di quelle e devo dire che davvero i ragazzi spiace molto. I due lavori rappresenteranno la copertina dell'opuscolo riassuntivo degli appuntamenti estivi programmati sul territorio.